Il Foggia che dopo una partenza horror lentamente sta risalendo la china e con i suoi 4 punti guarda obiettivamente con grande fiducia al futuro, vive il suo incredibile paradosso. Pensate, la formazione di Grassadonia in fatto di gol realizzati è la prima del campionato di Serie B, ne ha messi a segno addirittura 14 e quindi svetta in questa speciale graduatoria. Eppure, quelli che sono le sue due principali bocche da fuoco vivono un momento assai particolare. Nello specifico, Pietro Iemmello ancora non ha giocato nemmeno un minuto con la formazione di Gianluca Grassadonia perché, saprete, è fermo per un infortunio e un intervento chirurgico che ha subito al ginocchio ormai da 5 mesi, anche se praticamente il suo calvario dovrebbe essere finito e dalla prossima settimana finalmente Re Pietro dovrebbe tornare a disposizione. Quindi Iemmello 0 minuti giocati, evidentemente 0 gol fatti. E poi c'è l'astinenza incredibile di Fabio Mazzeo, bomber scelto della formazione rossonera, che in 2 stagioni si è segnalato come uno fra gli attaccanti più prolifici, prima in Serie C e poi in Serie B, e che in questo primo scorcio di stagione è ancora fermo ad un golletto, peraltro segnato su calcio di rigore. Poteva essere a quota 2, avesse segnato il rigore a Pescara e sarebbe un gradino più su, ma a questo Foggia, in questo frangente, decisamente mancano i gol di Iemmello e di Mazzeo. Quando arriveranno anche questi, beh, il Foggia davvero potrà mettere le ali.